quello della crisi vitivinicola che sta mettendo in ginocchio la provincia di Trapani è uno dei temi che come opposizione abbiamo posto. Mi riferisco non solo al Movimento 5 Stelle, che è la forza che rappresento, ma anche alle altre forze di opposizione e financo anche una parte della maggioranza. Quindi è chiaro che stiamo cercando di tenere alta l'attenzione su questo settore. Stiamo provando a individuare, a spingere il governo a individuare delle coperture idonee per garantire un sostegno a queste famiglie che stanno vivendo veramente un momento di grande difficoltà e alle quali vorremmo essere in grado di garantire un Natale un po' più sereno. Attualmente, ci sono stati degli emendamenti. Quelli dell'opposizione non sono stati ancora trattati e c'è stato un emendamento di maggioranza da parte dell'onorevole Catania che ha consentito in qualche modo di riproporre in aula il problema. Io stessa l'avevo posto già in sede di discussione generale. Le coperture individuate non erano sicuramente quelle più idonee perché cercava di sottrarre delle risorse al fondo di progettazione destinato agli enti locali. Sappiamo che anche quello è un problema molto importante da affrontare perché riguarda la possibilità per i comuni di progettare soprattutto gli investimenti e gli interventi a valere sui fondi europei. Quindi è chiaro che in questo momento abbiamo chiesto al governo, il governo timidamente ha accennato un impegno per provare a trovare in questa stessa legge di stabilità delle risorse e delle coperture che purtroppo in questo momento non ci sono. Continueremo a dare battaglia per dare sostegno ai viticoltori perché è vero che l'agricoltura sta vivendo un momento di crisi in settori differenti nella nostra regione, però è anche vero che in provincia di Trapani la crisi della viticoltura rischia di diventare una vera e propria bomba sociale perché il nostro territorio vive di viticoltura ed è un patrimonio che va assolutamente tutelato e difeso.